bellissimi quadri, splendenti, lindi, meravigliosi per la presenza di questa natura così rigogliosa. Ma a parte questo, perché c'è un'assoluta mancanza di figure umane? Io nasco come pittore di figure, poi man mano nel tempo le cose maturano in maniera conseguenziale. Ho lasciato la figura e mi sono dato a questa interpretazione, a questa immagine della natura. Questo è stato completamente mio medico della natura, della presenza della natura. E qui mi trovo il mio mondo, trovo quello che voglio dire, questo monito che do agli altri nel rispetto delle cose che noi viviamo. Quindi c'è, questi quadri vogliono trasmettere qualche messaggio, a parte diciamo un messaggio visivo di bellezza, ma anche un messaggio... È un monito, una raccomandazione per quello che crediamo, questo desiderio di mantenere anche per quelle che verranno, per le generazioni che verranno, questo senso della natura, questa bellezza per la natura, questo rispetto per la natura. Qual è il quadro a lei più caro, diciamo, al di là? No, questi sono tutti figli. Non ce n'è qualcuno a cui è particolarmente legato? Ci sono i quadri che di solito iniziano un certo discorso, che rimangono sempre in una maniera più affezionata degli altri, però man mano poi le cose vengono in maniera conseguenziale, quindi non è che ci sono un quadro preferito o l'altro che non... È come le pagine di un libro. Quale pagina è più bella di un libro? La prima, l'ultima, quella del centro? Ci sono quattro che... È il libro. Come vede questa pittura? I quadri esposti rappresentano con la conclusione di un ciclo pittorico del maestro Barbalace, un ciclo che è caratterizzato a parte che dallo splendore dei colori, soprattutto dalla razionalità estrema che costituisce l'impianto di ogni quadro, all'interno di questa razionalità il colore canta una sinfonia a tavolozza piena, in effetti. Ripeto, è la conclusione di una fase con certi quadri che già costituiscono l'apertura verso una seconda fase, in cui l'impianto geometrico ancora persistente però comincia ad arricchirsi di ulteriori elaborazioni di colori, in cui l'impasto del colore ormai cerca nuove vie, una nuova strada che poi sarà realizzato alla fine degli anni 90, anche in ori ma soprattutto in opere di acquarello. Acquarello e i chiostri misti. Direi che le fasi di passaggio sono costituite da questi due quadri, questo albero grande in paesaggio calabro, in cui persiste ancora il geometrismo dell'impianto e tuttavia l'impasto del colore ormai manifesta nuove esigenze, nuovi pensieri, nuove elaborazioni, quindi che vanno al di là del geometrismo dell'impianto. La stessa cosa di quest'altro quadro che è il paesaggio del Monte. La stessa cosa si può dire di questo quadro che rappresenta da un punto di vista realistico, con l'occasione, con un motivo, un paesaggio calabro, paesaggio di Monte Polo. Ma poi come elaborazione di colore e come elaborazione pittorica ha perso ormai colori squillanti di tutti gli altri quadri per una riflessione, una specie di ripiegarsi su se stesso del pittore che va ormai concretamente incanalando verso strade diverse, verso una diversa elaborazione del colore. Una marina di Nicotera. Naturalmente non può essere un quadro realistico, se no uno si fa una fotografia. È una visione di una particolare spiaggia in un particolare momento della giornata, sentita in un particolar modo dal pittore, che quindi poi elabora in una maniera tutta sua, prendendo spunto da un elemento molto semplice e realistico.